Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Parola del Signore. Fratelli carissimi, oggi in questo giorno celebriamo la memoria del santo nome, santissimo nome di Gesù, e il nome nel quale tutti siamo salvati, il nome più alto sulla terra, nei cieli, perché è stato il nome che più basso si è fatto. E il nome è nella scrittura, ma già negli antichi, no? Omen nomen, cioè il nome significa la persona. Il nome di Gesù significa la persona di Gesù. Per questo è l'unico nome nel quale tutti noi possiamo essere salvati, perché è la persona di Gesù che ha portato il suo nome nel luogo più basso, nella morte, la morte di peccatore, non essendo peccatore, ha obbedito sino alla morte di croce, come ci diceva San Paolo. Per questo tu ed io, in questo nome, possiamo essere salvati, non soltanto alla fine della vita, ma ogni istante della nostra vita. La tradizione orientale, la Chiesa ortodossa, vive con la preghiera del nome di Gesù. I monaci orientali, e molti fedeli della Chiesa ortodossa, della Chiesa orientale, non soltanto ortodossa, sino anche di rito orientale, ma cattolica, moltissimi vivono con questo nome costantemente nelle labbra e sul cuore, nel cuore e sulle labbra. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me che sono un peccatore. Al ritmo del respiro, nei racconti del pellegrino russo, invito a leggerlo. Questo libro è bellissimo, perché dice: come si fa a pregare incessantemente? Come dice San Paolo, pregate incessantemente. E questo pellegrino voleva fondare la sua vita su questa parola e non riusciva a trovare chi gli desse una spiegazione, trattati sulla preghiera, eccetera. Fino a che trova uno starez, un monaco, gli dice: guarda, si può pregare incessantemente, si prega incessantemente, avendo costantemente sulle labbra il dolcissimo nome di Gesù. Il nome di Gesù che mi salva, presentando a Lui con una semplice frase, che è la preghiera che appare nel Vangelo: Signore Gesù, Figlio di Davide, Figlio di Dio. Allora, Signore Gesù è già una professione di fede, cioè Gesù di Nazareth, di cui oggi celebriamo il Santissimo Nome. Gesù è il Signore, il Kyrios, ha vinto la morte, quello che abbiamo letto nella prima lettura, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre, perché risplenda il volto del Padre in Cristo. Abbi pietà di me che sono un peccatore, io sono questo, tu sei il Signore. Questa è la nostra salvezza, questa è l'unica nostra salvezza,
il dolcissimo nome di Gesù sempre sulle labbra e sul cuore. Lavorare in casa, prendere l'autobus, guidare, anche i monaci, anche parlando, facendo qualsiasi cosa, arrivi ad avere questa costante intimità col Signore. Dicevano sempre i padri del deserto: figlio mio, ricordati, amare Cristo è l'unica verità, tutto il resto è vanità. Vivere come se tu e Gesù foste gli unici in questa terra, in questa intimità stretta. Se hai questa intimità, se abbiamo questa intimità, possiamo vivere tutto il resto, la comunione con i fratelli, dare la vita, fino al martirio, amare al nemico che si fa presente nelle nostre famiglie, tante volte, no, il marito, la moglie sono nemici, nel senso che vogliono prendere, no, i tuoi territori, vogliono occupare, vogliono invadere il tuo spazio, i tuoi criteri, le tue scelte, i figli, il genero, la nuora, la suocera, collega di lavoro, vero? Come io posso vivere amando, che è l'unica verità, che è l'unico compimento della mia vita? Come posso, se non sono capace, se mi vedo debolissimo, come posso? Signore Gesù Cristo, figlio di Davide, Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me che sono un peccatore. Il nome nel cuore, nelle labbra e nella mente mi fa una sola cosa con Lui. Mi abbandono sempre e completamente a Lui. Come dice il Vangelo, che è bellissimo, dice, quando furono compiuti gli 8 giorni, no? Per la circoncisione, cioè entrare nel patto, entrare nell'alleanza di Israele, Gesù, che tra l'altro era il primogenito, infatti è poi presentato al Tempio, cioè offerto a Dio, come tutti i primogeniti, dice, andarono. E gli fu messo il nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Allora, prima che fosse concepito nel grembo, durante l'annuncio dell'angelo, era stato chiamato Gesù. L'angelo Gabriele, l'arcangelo Gabriele dice a Maria: chiamerà Gesù. È bellissimo. È bellissimo perché oggi, in questa liturgia, in questo momento, si può compiere questo. C'è un annuncio, c'è una parola che è proclamata, c'è questa parola che abbiamo proclamato, c'è questa breve predicazione, per cui un angelo, un arcangelo, cioè un messaggero, un inviato da parte di Dio, dice a te: guarda, che in te, esattamente come nella Vergine Maria, va a nascere il Salvatore, Gesù. E le due cose che dicevamo sono legatissime. Prima ancora che Gesù sia concepito nella tua vita, oggi, non so, ognuno ha la nostra vita, ognuno ha la sua vita, ognuno ha la sua situazione, le sue sofferenze, i nodi, difficilissimi da sciogliere, le angosce, le paure, la salute, le relazioni difficili. Bene, prima ancora che il nome di Gesù, cioè la persona di Gesù, sia una cosa con te, io ti dico, nel nome del Signore, come un angelo, si compirà in te questo miracolo, che tu e Gesù Cristo, io e Gesù Cristo siamo una sola cosa: vivere in Gesù Cristo, vivere come Gesù Cristo. Vivere con Lui quello che ti angoscia, entrare oggi con Lui, perché questo significa concepire e dare alla luce, in quello che stai vivendo. Coraggio, perché dentro l'annuncio della Chiesa è già contenuto il compimento. Nessuno ti può annunciare questo, non se parli con i parenti, non se parli con gli amici. Solo la Chiesa, come l'Arcangelo Gabriele, ti annuncia questo. Tu puoi essere felice, tu puoi generare Cristo, cioè puoi generare dentro di te il suo pensiero, il suo sguardo sugli altri, sulla vita, il suo amore, la sua pazienza, la sua misericordia. Accettare
la vecchiaia, accettare gli acciacchi, accettare le umiliazioni che comporta la vecchiaia, il dover chiedere aiuto, il dover e non poter fare da soli, doversi appoggiare, anche se dentro vorresti fare tutto, accettare che gli altri ti lasciano soli, solo, con Cristo, vivere con Cristo, crocifisso e risorto allo stesso momento, quando si proclama che Gesù Cristo è il Signore, che Gesù Cristo è il Kyrios, è quello che ha vinto la morte, si proclama anche la tua morte, la mia morte, quello che adesso celebreremo su questo altare. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Questo si compie oggi nella tua vita e ogni giorno. Tutto questo significa celebrare il nome di Gesù. Tutto questo significa dire: Signore Gesù, abbi pietà di me. Signore Gesù, abbi pietà di me che sono un peccatore. Vuol dire annunciare la sua morte per me, annunciare la sua morte con me, la mia morte con lui, proclamare la sua resurrezione, cioè che io se muoio per l'altro, se io entro in questo dolore, in questa sofferenza, risorgo con lui, aspettando che lui venga a consolarmi, a prendermi. Fino all'ultimo giorno in cui ci addormenteremo in Gesù, fino a che ci addormenteremo in colui il quale durante tutta la vita è stato il nostro fratello, il nostro amico, il nostro intimo, più intimo di chiunque altro, più intimo di tua madre, più intimo di tuo marito, più intimo di tua moglie, i tuoi figli, più intimo di tutti, lui, perché nessuno può entrare dentro di te. Allora, vivere con il nome di Gesù nel cuore, nella mente, sulle labbra. Significa vivere già qui il cielo, già qui questa intimità meravigliosa che, come dice il nome di Gesù, Dio salva, Yahweh salva, Joshua, Gesù, Dio salva, vuol dire vivere ogni giorno da salvato, da risorto, felice, anche dentro le sofferenze, anche dentro le difficoltà, anche dentro la precarietà, con una felicità che non è di questo mondo, che è la felicità che scaturisce, che nasce da questo nome dolcissimo. Che ci fa una sola cosa con lui. Il nome nel quale anche il nostro nome acquista valore, acquista dignità, la nostra identità è nel nome di Cristo, nel nome di Gesù. Uniti a Lui, viviamo la sua vita, siamo Lui, siamo con Lui, siamo per Lui. La vita diventa preziosa, meravigliosa, il nostro nome, si umilia nella morte. Ed è innalzato alla destra del Padre, nell'intimità del Padre, già qui, come dice San Paolo, perché tutti possano vedere il nome di Gesù impresso sul nostro volto, sulla nostra vita, irradiando dovunque andiamo la gloria, lo splendore di questo nome meraviglioso, il nome più bello che ci sia, il nome dello sposo, il nome di Dio fatto carne nella nostra carne, perché il mondo veda e creda alla salvezza di Dio.